I lacci di Lilla. C'era una volta, in un colorato villaggio, una bambina di nome Lilla che amava saltare e giocare. Tuttavia, ogni volta che Lilla usciva per giocare, inciampava nei suoi lacci delle scarpe perché non sapeva fare il fiocco. «Oh no, ancora!» esclamava ogni volta. Un giorno, per paura di cadere di nuovo, aveva deciso di non correre affatto, ma di restare ferma e seduta. Ad un certo punto però, mentre Lilla sedeva sconsolata a guardare i suoi amici giocare e divertirsi, un simpatico coniglietto apparve saltellando. «Perché sei così triste?» chiese il coniglietto. Lilla rispose: «Mi piace tanto correre e saltare, ma continuo a inciampare nei miei lacci!» Il coniglietto, che si chiamava Chobin, disse: «Ho qualcosa di speciale per te!» e tirò fuori un paio di lacci color arcobaleno. «Questi sono lacci magici, ti insegnerò come allacciarli a forma di orecchie di coniglio e non inciamperai mai più!» Chobin mostrò a Lilla come fare un cerchietto a forma di orecchio di coniglio con un laccio, poi lo stesso con l'altro laccio. «Ora che hai tra le mani le mie orecchie, falle incrociare tra loro e con una capriola legale insieme!» disse Chobin. Lilla provò e provò. All'inizio era difficile, ma non si arrese. Dopo un po' riuscì a fare un fiocco perfetto a forma di orecchie di coniglio. «Ce l'ho fatta!» esclamò con un grande sorriso. «Brava Lilla!» disse Chobin. «Ora puoi correre e saltare senza paura di inciampare. Ricorda, anche quando qualcosa sembra difficile, con pazienza e pratica ce la farai sempre!» Da quel giorno in poi, Lilla indossò con orgoglio i suoi lacci magici a forma di orecchie di coniglio, senza mai più inciampare. E ogni volta che allacciava le sue scarpe, pensava al suo amico Chobin e al potere della pazienza e della pratica.